Ciao a tutti amici, ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video di gameplay. Oggi giochiamo a Agony, un gioco del 1992 realizzato dalla Psygnosis, una delle software house più prolifiche ai tempi dell'Amiga, sì perché lo giochiamo sempre su DA 500 Mini. Questo Agony è sostanzialmente uno shot 'em up a scorrimento orizzontale, ma diciamo il protagonista di questo gioco è alquanto curioso come scelta, in quanto il logo della Psygnosis, che è rappresentato da una civetta sostanzialmente, è stata scelta per come protagonista di questo shot 'em up mitico. Ebbene, la Psygnosis è famosa per le grafiche eccezionali, i sonori stratosferici dei giochi per Amiga, anche se a volte la giocabilità è un po' legnosa. La giocabilità di questo Agony, per esempio, è abbastanza, non dico monotona, ma abbastanza ripetitiva. Il gioco è abbastanza semplice nelle sue parti iniziali, sono 6 livelli, però verso la fine, insomma, c'è un po' di casino. Ai tempi mi ricordo che lo finivo senza mai morire. Vediamo se riesco a farlo anche questa volta. Vi ho lasciato guardare la bella intro, ragazzi, con le musiche splendide, Ora Aleste si trasforma in una civetta e dovrà, il tempo di combattere è iniziato. Quindi sta per cominciare. Quindi 3, 2, 1, andiamo ad iniziare. Ci sono queste belle artwork prima di ogni livello che ti fanno capire, insomma, dove siamo. C'è anche la firma di chi ha realizzato l'artwork, insomma. Bello, insomma, gustarsi queste locandine. Ma se, guardate la grafica, ragazzi, e il sonoro è spettacolare, ragazzi. È spettacolare veramente. Io credo fra le cose più belle che si siano mai viste su Amiga. Ma ancora oggi questa grafica è eccezionale. Allora, i primi livelli sono abbastanza semplici, insomma, almeno fino al terzo livello. Poi dal terzo livello in su i problemi, insomma, cominciano a esserci un po' di problemi. Abbiamo lo sparo infinito, diciamo, basta tenere premuto. Ah, ecco, qui c'è un oggetto da raccogliere, un power up che ci va ad aumentare diciamo l'arco dello sparo, uno sparo più potente e più ampio. Più avanti troveremo anche dei power up per quanto riguarda la possibilità di aggiungere una specie di pod in stile R-Type che sono rappresentati da due spade, una sopra la civetta e una sotto. Questo andrà appunto a colpire i bersagli sotto e sopra la civetta sostanzialmente. Poi una cosa figa che non in tanti sanno, perché alcuni di voi mi hanno detto che non sapevano questa cosa. Più avanti si troveranno dei power up. Ecco, no, questo va ad aumentare il raggio dello sparo. Più avanti si trovano dei power up che sono rappresentati da delle pergamene. Ebbene, con le pergamene praticamente si ha accesso a un menu, a un sottomenu che va ad attivare degli spari secondari, ma molto potenti, degli spari a tempo, nel senso che non possono rimanere per sempre. E ci danno una mano interessante, soprattutto per alcuni boss o per alcune situazioni, diciamo, concitate. Guarda la tana dei topi, cazzo volanti. Ok, questo è il primo power up. Abbiamo la spada sopra la capocchia, che dovrebbe, anzi, che ucciderà i nemici sopra di noi infilzandoli con la spada, vedete? Cazzo. Sì, diciamo lo sparo è piuttosto potente, si riducono a brandelli i nemici abbastanza velocemente, anche se, ripeto, non bisogna abbassare la guardia.
Porca puttana. Madonna, ragazzi. Ecco, questo è il primo boss, che è una specie di onda sedimentata fatta a delfino, insomma. Non si capisce bene che cavolo sia. Ok, l'importante è evitare ovviamente i proiettili, queste strane cose che butta fuori. Ok. Mamma mia, il proiettile mi aveva sfiorato, porca troia. Ok. Secondo livello, ecco, gustiamoci anche le musiche, ragazzi, perché le musiche di questo gioco sono eccezionali. Anche questi artwork, mamma mia, quante volte ho visto questi artwork ai tempi, quando ero un giovincello, quando giocavo con l'Amiga 600, quello vero, non questo VA 500 Mini. Che spettacolo, ragazzi. Ok, secondo livello, abbiamo 3 vite. Ripeto, ai tempi lo finivo senza morire. Vediamo se riusciamo a fare anche... Ah, riusciamo a farlo anche stavolta. La cosa che spesso ci fa perdere vite, ci fa uccidere, è che la bellezza della grafica è talmente alta che a volte ci si perde a guardare il fondale o i nemici e la bellezza di questi fattori ci fa morire. Ok, abbiamo la seconda spada, non so se avete fatto caso. Ecco, sarebbe stato bello poterle lanciare un po', spostare queste spade. Invece purtroppo rimangono fisse, cioè, per carità, piuttosto che un calcio nelle balle è meglio averle, però tutto sommato potevano utilizzarle in maniera un po' più attiva, insomma. Porca puttana, pure le bestie alate con l'uomo sopra. Eccole qui, ragazzi, queste sono le pergamene. Le pergamene... praticamente ha attivato uno sparo secondario che andremo ad attivare dal menu secondario, e ogni pergamena corrisponde a un'arma diversa, potremo sceglierla dall'elenco, naturalmente quella che sarà sbloccata, e sarà attiva per un determinato periodo di tempo. Ecco, tanti mi hanno scritto che non sapevano questa cosa. Diciamo, la utilizzerò nelle fasi più concitate, via. Ok. Ecco un'altra pergamena. Guardate che figata le ampolle da cui escono i fantasmi, ragazzi. Anche lì un tocco di classe veramente, veramente ben fatto. Cazzo! Ah, la Psygnosis è responsabile anche in tempi più recenti anche di quei capolavori che rispondono al nome di Wipeout per PlayStation, le corse futuristiche con le navette. Però diciamo che a livello di fama la Psygnosis se l'è costruita ai tempi dell'Amiga. Altra pergamena, vai. Per ora non le uso, ragazzi, me le tengo comode. Porca troia. Ora mi sa che siamo al boss. E c'è la bestiaccia qui con a cavallo il centauro lì. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cazzo! Mi ha preso una vita. Ah, mamma mia. Dai, dai, c'ho ancora la mano. C'ho ancora la mano, ragazzi. C'ho ancora la mano. Si è bloccato? Ah no. Come al solito, ragazzi, nel frattempo vi chiedo di mettere un mi piace al video, di condividerlo sui social, di iscrivervi al canale, attivare la campanellina degli avvisi per essere sempre aggiornati sui nuovi video e nuove live che ho da fare quasi ogni giorno, mi raccomando, eh. Grazie del sostegno, ragazzi. Vedete, si può sentire un po' il rumore della pioggia, e questi artwork ai tempi, ripeto, erano... Era magia da vedere sui nostri monitor.
Ok, terzo livello. Ecco, questo diciamo è l'ultimo livello più semplice, se vogliamo chiamarlo. Poi dal quarto livello in poi, ragazzi, i problemi aumentano a dismisura. Anche se, ripeto, il nostro sparo è piuttosto forte, nel senso, la difficoltà è un po' sbilanciata, nel senso che è tendenzialmente facile come gioco, proprio perché il nostro sparo è molto potente. A parte queste merde volanti tipo Jabba the Hutt, vai. Però generalmente se ne viene fuori. Cazzo. Vai. Quelle merde lì sono difficilissime da ammazzare, ragazzi. Infatti cerco di ammazzarle con la spada. Con lo sparo ci vogliono 2 ore, quindi fate conto che la spada è molto molto potente, eh. È molto molto potente. Vai. È molto più potente dello sparo a sto punto. Quindi questo personaggio Aleste che dicono all'inizio che si trasforma in civetta è una cosa simile un po' adottata anche in Apidia, altro grande gioco per Amiga, dove il protagonista si trasformava in un'ape, non so, si vede che era una moda in quegli anni trasformarsi in bestie assassine, un po' come la serie TV Manimals, chi se la ricorda, una sola stagione, ma bellissima come serie TV. Parliamo anni 80, vai. Ok, allora attiviamo un'arma, perché ci sono 4 merde adesso potentissime. Ok, questa è un'altra civetta che va a distruggere tutto. È un po' a ricerca, credo, sì. Ecco, nel joypad delle VA500 Mini potete attivare il menu delle armi, una volta prese le pergamene, con il tasto L, il dorsale, lo shoulder L, quello sinistro. Porca puttana. Vai. Occhio alla lingua, occhio alla lingua! Ok. Vai. A parte la lingua, insomma, basta schivare i proiettili, non è complicatissimo, però la lingua causa morte istantanea. Ok. Ecco, diciamo, sono i primi 3 livelli, ripeto, quelli abbastanza facili, abbordabili, diciamo, dai. Ecco, adesso iniziano i livelli abbastanza un po' più complicati, diciamo. Un po' più complicati. Guardate che belli questi artwork, ragazzi. Le musiche spazzesche, ma quasi tutte le musiche di Amiga erano ben fatte. Ok. Diciamo, l'artwork ci presenta il livello che andremo ad affrontare. Ah, cazzo, qui c'è anche il fuoco. Che non si può distruggere, ma si può solo evitare. Cazzo. Qui, se non ricordo male, c'è anche una specie di fuoco che però si muove, una specie di drago di fuoco. Difficile anche da evitare. Cazzo. Qua la difficoltà si impenna, ragazzi. Dai, cazzo! Ecco, qui è fondamentale avere la spada, almeno quella sopra. Guardate i fantasmi che escono dalla fossa. Ok.
aspetta, vai. Ok. Ok, i fantasmoni dalla fossa. Prima uscivano dalle ampolle. Ah, mamma mia ragazzi, c'era un proiettile che non avevo visto, uno abbastanza piccolo. Ah, pure dai pozzi escono. Guardate, guardate il fondale ragazzi, col ponte. Eccolo qua lo stronzo. Eccolo qua, bisogna stare attenti. Orca puttana, questi ti sparano ragazzi. Questi sparano dritti e rompono culi. Vai. Stare bassi e prenderli diciamo appena sopra o appena sotto. Cazzo. Ah, era una vita, cazzo, era una vita. E non capivo infatti cos'era quell'icona. E occhio. Occhio alle balle qua. Devi fanculo. Cazzo. Insomma dai, ho mantenuto la mano. Un'altra vita. Non so se era un'altra. Mi sembra un'altra vita a me. Cazzo, pure il drago in fondo. Guardate che figata, ragazzi. Adesso c'è il tipo di pietra, sì, me lo ricordo. Questo qua è un po' più complicato da ammazzare, ragazzi. Quasi quasi mi uso una magia. Aspetta, ecco, quella del tempo, così lo blocco. Vai. La clessidra, figata quella lì, eh. Quella forse è la migliore di assoluto. Stavo per sparare un'altra quasi. Ok, e a sto punto siamo al quinto livello. Quinto livello e sesto sono gli ultimi e sono abbastanza incasinati, ragazzi. Belli questi artwork, mio Dio. Ok. Ah, pure i lombriconi adesso. Beh, se riesco a finirlo senza morire, ragazzi, vuol dire che la mano Mary. Che cazzo è quello lì sul fondale con la spada? Amen, cazzo. Avete visto che ha tirato la... È arrivato il fulmine sulla spada. È lì un po' il castello di Dracula. Di transilvanesca memoria. Certo che hanno avuto una fantasia con sti mostri. È che si confondono spesso col fondale. Si fa fatica a vederli bene a volte. Specialmente questi verdognoli o grigi. No, questi colorati meno. Porca puttana! No, questi qua sono pericolosi, ragazzi. Credo siano le vite. Forse i pallini là in alto a destra, che sono le vite, forse non salgono più. Ma credo di averne ancora. Cioè, di averne di più di quelle. Cazzo. Ma che casino!
Oh cazzo! Mamma mia, cosa ho evitato lì? Non mi ricordo mica i boss di questo livello. Ma non siamo alla fine ancora, porca puttana. Siamo alla fine! Guarda da quanta roba c'è sullo schermo, c'erano dei glitch pure. Oh! Guarda che figata l'unicorno, ecco, vedendo quelle robe lì sullo sfondo poi ti fai distrarre e t'ammazzano. Ah sì, la bestia, aspetta, aspetta, usiamo questo, usiamo un po' di roba qua, ragazzi. Via, 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 via. Cazzo! Vabbè, calma. Oh, mi stanno esplodendo gli occhi, ragazzi. Mi stanno veramente esplodendo gli occhi. E siamo all'ultimo livello, ragazzi, che è quello che vedete nella copertina, nell'intro del gioco. E qui saremo allo scontro finale, ragazzi. Ed è andata bene, cazzo. È una bella partita, nonostante tutto. Vai, vai. Porca puttana, guarda che coriacei che sono questi. Dai, cazzo! Porca puttana, il fuoco. Aspetta, aspetta, aspetta! No, disastro, disastro, ragazzi. Disastro, disastro! Ah merda, adesso li hanno fatti grigi i diavoli, così si fa anche più fatica a vederli, porca puttana. Vai, 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 vai. Vai con la spada, ammazza quelli sotto. Merda! È pericoloso andare a mettersi giù a sparare a quelli sotto, perché escono anche da sotto adesso. Cioè, anche prima in realtà, ma ora un po' di più. Vai, 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 vai. Cazzo! Beh, continuiamo a prendere vite però, eh. Ma c'era una testa di uno. Che cazzo era quel mostro? Non l'avevo mai visto finora. Eccoli qua, eccoli qua. Sembrano le teste di cazzo di Arriser, porca puttana. E vabbè, oh! Sto cazzo di fuoco, mamma mia, occhio occhio a queste, me le gioco con la spada, mamma mia ragazzi, cagano pure il fuoco da sopra. Boh. Mamma, cosa ho evitato lì, sto cazzo. Ci siamo ragazzi, eccolo qua, questo è il maestro, via 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 via, usagli tutto.
Ok, siamo invulnerabili, mi sa adesso, eh. Sì, sì, sì. Finché dura la pacchia qui siamo invulnerabili. Ora ho perso la magia, vai, 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 vai. Sparagli tutto, ottimo. Abbiamo finito. Abbiamo finito. Credo che abbiamo finito. Mi pare di sì. Sì, dai, abbiamo finito. Abbiamo finito, abbiamo finito. Che faticata, ragazzi, che faticata. Congratulazioni, abbiamo sconfitto Mentor. Lo sarà il suo mentore, o si chiama Mentor il tipo. Lo spirito di Aganopsis è apparso. Acantopsis, che cazzo è? E ti ha dato lo scroll. Lo scroll che si è rivelato. Che cazzo è lo scroll? Vabbè, il segreto cosmico, la forza del segreto cosmico. È la creazione del mondo. Forse il segreto era. Che cazzo era? Ora devi nasconderli per preservare la pace per sempre. Dend, ragazzi. Ragazzi, è stata una faticata, però c'avevo ancora la mano, c'avevo ancora la mano. Grazie a tutti, ragazzi, per avermi seguito fino a qua. Mettete un bel mi piace al video, condividetelo sui social, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina degli avvisi. Grazie a tutti, ragazzi. Ci vediamo al prossimo video, una prossima live. Ciao, ciao.